per raccontare di uno scrittore, per raccontare di un poeta. Il poeta è comunque uno scrittore, sicuramente, ma la scrittura di un poeta è una scrittura molto particolare. E la particolarità che andiamo a scoprire nella conversazione che stiamo per realizzare è sicuramente del tutto piena di interessi, di curiosità, di agganci culturali che ci portano in un mondo che sicuramente è sconosciuto per molti di noi, o meglio per chi non conosce ancora la poesia di Seamus Heaney. E noi, per raccontare la poesia del premio Nobel di Seamus Heaney, per l'appunto, abbiamo un libro pubblicato da Archinto, libro intitolato Sweeney smarrito, e per raccontarci di questo libro abbiamo in diretta telefonica il curatore Marco Sonzogni. Buongiorno. Buongiorno Livio, e grazie dell'attenzione e del tempo che mi concedete. Ma certamente, è un tempo bello quello della condivisione, un tempo ancora migliore quello della condivisione della parola poetica, ma non perché sia un tempo elitario, come forse qualcuno può ancora pensare il tempo della poesia sia un tempo per quei pochi, perché la parabola di scrittura di Seamus Heaney ci ha fatto imparare molte cose, tra queste anche una cosa importante, che la poesia non è di pochi, la poesia è l'humus di tutti. Se noi andiamo incontro al verso poetico, allo sguardo poetico di Seamus Heaney, non possiamo che incontrare questa necessità di andare incontro all'altro, non importa chi sia, perché Seamus Heaney nella sua vita ci ha raccontato questo. Marco Sonzogni, sì. Per raccontare di Seamus Heaney vorrei proprio, quasi in maniera didattica, anche se questa parola almeno in Italia ultimamente lascia un po' il tempo che trova, però sì. La parola didattica ha un valore importante, perché chi non conosce Seamus Heaney lo deve conoscere attraverso le parole di Marco Sonzogni. Chi era? Allora, intanto ancora grazie. Seamus Heaney è stato, ce lo dicono i dati, uno dei poeti più letti, studiati e tradotti del nostro tempo. È nato nel 1939, quindi alla vigilia del secondo conflitto mondiale, è nato in una campagna, in una fattoria, nella fattoria di famiglia, ed è morto nel 2013, quindi sono passati quasi 7 anni, ovviamente avendo avuto il privilegio di passare tanti anni con lui, la mancanza aumenta anziché diminuire. E in quasi mezzo secolo di scrittura ha pubblicato 12 raccolte di poesia, 3 volumi di saggi critici, tantissime traduzioni da ben 15 lingue diverse, forse un aspetto del suo lavoro che è meno conosciuto. Da 15 lingue diverse, tra cui appunto l'irlandese, il gaelico irlandese, della leggenda di Sweeney Astray, e poi tantissime, era molto generoso, quindi ha concesso tantissime interviste, è intervenuto a tanti festival di letteratura, e abbiamo tracce di queste letture anche su YouTube, grazie al cielo, la tecnologia ce lo ha mantenuto, ecco, sempre vivo. Credo che, e poi nel 95, ecco, 1995, ha ricevuto il più grande riconoscimento letterario, che è appunto il premio Nobel, per opere di bellezza lirica e profondità etica, attraverso le quali lui ha saputo parlare del passato e del presente, legandoli appunto da un legame miracoloso, la scoperta del miracolo nelle vicende e nelle cose quotidiane. Al di là della scrittura è stato docente universitario, ha occupato le 2 cattedre direi più prestigiose di poesia, quella di Harvard e quella di Oxford, ma le ha occupate non come, diciamo, traguardo di un percorso professionale ambizioso, ma proprio come riconoscimento della sua totale dedizione alla poesia. E oltre, ecco, al dono della sua poesia, è stato anche uno di quegli scrittori che ha lasciato un dono umano, un esempio di una vita integra, umile, rispettosa e generosa.
e di tutto questo c'è ovviamente traccia non soltanto nella poesia, ma in quel meraviglioso discorso che ha tenuto appunto a Stoccolma ricevendo il premio Nobel, in cui vediamo l'uomo e lo scrittore, non dico miracolosamente, ma meravigliosamente fusi insieme. Ecco, in poche parole, scemo. Ecco, Marco Sansogni ha citato per l'appunto il discorso che Simosine ha tenuto a Stoccolma. È un discorso in prosa, ma questo discorso è straordinariamente presente come tessuto poetico, Marco Sansogni. Però vorrei proprio soffermarmi per qualche istante su questo discorso, perché è un discorso che ci porta a toccare con mano. Prima Marco Sansogni parlava di generosità, parlava di dedizione, di umiltà rispetto al lavoro e non solo. Ecco, questo discorso, che può apparire retorico per molti aspetti, è anche una retorica molto presente, ma una retorica di quelle che si fregia della parola retorica, ci fa vedere, intravedere l'humus poetico di quest'uomo. Di quest'uomo, quando lui racconta in questo discorso del tempo in cui lui viveva con tutta la sua famiglia, in quell'esistenza molto intima, quando di notte sentivano i cavalli, lo sferragliare del treno, i suoni delle conversazioni. Ecco, io ho pensato, quando ho letto questo discorso, Marco Sansogni, che lì è nato lo sguardo poetico, la voglia di raccontare il mondo attraverso quelle piccole, cosiddette piccole cose. Assolutamente sì, non potevi spiegarlo meglio. Lui in tanti interventi successivi, anche letture pubbliche, ritorna spesso in quei momenti in cui addirittura lui si dice infante, spiega l'etimologia latina. Colui che ancora non parla. Infatti la cosa più bella di quei passi a cui tu hai fatto riferimento è la sensibilità acustica. Lui in casa sente il cavallo, perché ovviamente era una costruzione su un piano solo, quindi molto lunga, col tetto di paglia, e all'interno c'erano tutte appunto le stanze, inclusa alla fine pure la stalla col cavallo, quindi lui ricorda tutti i rumori della vita, di quella vita rurale e agricola che ha ovviamente influenzato tutta la sua poesia e che lo ha portato poi a, come posso dire, a comparare, a fondere lo scavo appunto con la vanga, col badile, con gli attrezzi agricoli, con lo scavo della penna e della scrittura. Però in quei primi momenti è proprio tutta una sensazione d'orecchio, d'ascolto. È come se questa piccola persona fosse già programmata all'ascolto della parola e all'ascolto della poesia. Infatti posso pensare a pochissimi altri poeti in tutta la storia della letteratura mondiale che hanno questa naturalezza di trasfusione dall'ascolto sensoriale, che sia con gli occhi, con le orecchie, olfattivo, col naso, con la bocca. Penso alla poesia Oysters, in cui appunto mangia ostriche e dice il mio è un palato stellato. Quindi lì abbiamo, come dici tu, la matrice, proprio la firma, no? Di un uomo profondamente radicato col suo paesaggio e con la sua realtà, umilmente aggrappato a quelle certezze che poi ovviamente studiando e viaggiando ha trasformato in alcuni dei versi più memorabili del nostro tempo, insomma. E Simo Seney, un'altra delle cose che ha colpito della sua vita è quando è morto. La risposta del pubblico, dal punto di vista umano, ci ha veramente toccato. Per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, mi ha lasciato molto impressionato. Io mi sono detto, ma come mai un poeta ha così tanta eco? E forse la risposta la troviamo nella parola che Marco Sansogni hai detto poco fa, nella sua generosità. In sostanza, il pubblico, i suoi lettori, gli hanno ricambiato la generosità che lui ha avuto in vita verso i lettori.
Assolutamente, guarda, stavo per avrei detto la stessa cosa. Io ti dico, sai, da lontano posso permettermi di guardare all'Europa con uno sguardo un po' più distaccato e all'Italia in particolare. In Italia la letteratura è diventata una cosa molto autoreferenziale, molto elitaria, di scuolette, scuoline, gruppini, grupponi, circoli chiusi. In Irlanda è esattamente l'opposto. Un po' forse per anche la tradizione del paese, no? E Scemusini ha incarnato questa generosità, l'attenzione ai giovani, il mettersi a disposizione di tutti e quindi non far pesare né la fama né tantomeno l'istruzione che comunque ha ricevuto e i contatti e i premi, i riconoscimenti e quindi il profilo internazionale che ha avuto. Anzi, più i riconoscimenti sono venuti, più il suo profilo è diventato di fama internazionale al punto che lo chiamavano Famous Seamus, Seamus il famoso, lui è rimasto sempre coi piedi per terra e lui stesso lo dice, anzi ad ogni riconoscimento si è sempre interrogato, si è sempre chiesto perché sono stato premiato io, come a voler cercare comunque una giustificazione, come a volersi sentire in pace con la coscienza, ho davvero fatto qualcosa per meritare questo. E ti dico, ci sono due momenti in cui questo atteggiamento è evidente. Uno, proprio negli anni in cui sta lavorando a Sweeney smarrito, porta la bambina a scuola, deve registrare i bambini a scuola, adesso non ricordo se è col figlio maschio o se è con la ragazza, con Catherine Ann, con la figlia, e deve mettere sulla scheda della scuola la professione e scrive file, cioè la parola irlandese per scrittore, poeta, e lo fa con un quasi con esitazione di appunto chiamarsi poeta, e ricordiamoci che lo fa dopo aver deciso consciamente di lasciare la stabilità del lavoro che aveva a Belfast, la stabilità di una casa, la vicinanza della sua famiglia e della famiglia della moglie, per trasferirsi a sud di Dublino e dedicarsi interamente alla scrittura, quindi questo appunto dedizione totale all'arte della poesia. E il secondo momento è già anziano, già sofferente, riceve appunto un premio alla carriera, alla presenza di Bill Clinton e alla presenza del primo ministro irlandese, e si chiede appunto, come ti ho detto prima, why me? Perché io? Ecco, credo che in questi due momenti della sua vita è racchiusa una carriera nel segno della generosità. Io potrei dirti di tante esperienze e tante situazioni di cui sono stato testimone oculare quando ho avuto la fortuna appunto di poterlo frequentare e vedere regolarmente. Quanti giovani ha aiutato, quanti altri scrittori. Mai una parola di fuori luogo, sempre a sostegno, sempre positivo, sempre ad incoraggiare. E chiudo questa risposta, perché altrimenti diventa troppo lunga, con forse l'esempio più eclatante di questa sua generosità. Una mattina, e lui lo stesso lo racconta, ma è un episodio sicuramente non prendo unicità, è un episodio che tantissime altre persone hanno avuto modo a Dublino di testimoniare. Un giorno ero a casa sua, all'ora in cui arrivava la posta, e non arrivava il postino Livio, arrivava il furgone delle poste irlandesi con un pacco che avrebbe spaventato chiunque. Ecco, fino al Nobel e anche dopo, lui cercava di rispondere a tutti e rispondeva a tutti, che fosse il bidello di una scuola, piuttosto che la ragazzina che chiede una poesia per l'anniversario di matrimonio dei genitori, piuttosto che un amico poeta. E io ho visto un giorno, appunto, sono stato testimone dell'arrivo del furgone delle poste irlandesi, e ricordo molto bene che c'erano nomi a me sconosciuti, ma anche nomi di personaggi importanti della cultura e della politica che arrivavano. Oppure un'altra volta in cui ero da lui, che arrivò un fax dal principe Carlo di Carlo d'Inghilterra, che gli chiedeva di sostenere una causa umanitaria
una delle charities che The Prince of Wales porta avanti. Ecco, questa generosità gli è stata riconosciuta nel momento in cui è venuto a mancare, e come sigillo finale, ecco, a questa risposta, il momento in cui prima di una partita di football gaelico 80.000 spettatori a Croke Park hanno applaudito nel minuto di silenzio. Ecco, in quante altre città europee e mondiali e per quanti altri scrittori avremmo avuto questo tipo di testimonianza. Marco Sonzogni, e adesso andiamo ad incontrare una delle tante scritture di Siamo Seney, il libro pubblicato da Archinto, Sweeney smarrito. E qui andiamo a incontrare Siamo Seney molto legato a un passato, ma con una voglia di renderlo contemporaneo, renderlo leggibile anche al nostro sguardo. Ecco, qui è una rielaborazione, quella che Siamo Seney pubblica nei primi anni Ottanta, credo nel 1983, e la traduzione italiana, cura di Marco Sonzogni, è uscita lo scorso anno. Ecco, cosa racconta Sweeney? Allora, guarda, io quando ho proposto questo libro a Rosellina Archinto, che ringrazio ovviamente per la generosità con cui ha sempre ospitato scritti di Seamus nel suo catalogo, e proprio la modernità di questo testo. Io stavo finendo il saggio conclusivo proprio nei giorni in cui è successo il massacro a Christchurch, dove appunto c'è stato questo atto barbarico di terrorismo contro una comunità, una comunità musulmana, e mi ha fatto riflettere molto ovviamente sulla violenza, e ho cercato di così interrogarmi profondamente sulle ragioni che hanno spinto Seamus a tradurre, come hai detto tu, questo testo molto antico, perché le prime testimonianze della storia di Sweeney iniziano a circolare tra l'VIII e il IX secolo. E i motivi sono semplici: come sempre Seamus coglieva uno stimolo particolare. Allora, lui si è appena trasferito e quindi ha fatto un percorso di esule volontario, ovviamente, da nord a sud, e va a finire nella campagna di Wicklow, non lontano dal luogo in cui appunto Sweeney conclude la sua vita di esule forzato. Tra le letture che fa quando è appunto nel cottage, in un'antologia legge dei passi di questa antica leggenda irlandese, quindi c'è poi subito questo tipo di immedesimazione: Sweeney esule forzato, Seamus esule volontario. C'è ovviamente il discorso, l'incontro scontro tra la cultura e la civiltà celtica gaelica e quella cristiana che si sta insediando, e soprattutto c'è il tema della violenza, perché ovviamente quando il re Sweeney sente, gli viene riferito che un religioso sta costruendo una chiesa e che il suono della campana che si è sentito appunto è questo di Ronan, cosa succede a Sweeney? Preso dalla rabbia, accecato dalla rabbia, esce di casa correndo, va e compie un oltraggio, cioè cerca di uccidere questo religioso. Non riesce, lo riesce solo a, diciamo, a spaventare o a ferire, ma poi compie un oltraggio ancora più grande, se vuoi, gli strappa il salterio e glielo butta in acqua. E poi appunto c'è salterio che viene recuperato, poi leggiamo magari questo passo, viene recuperato miracolosamente da una lontra, animale che troviamo anche nelle poesie di Seamus, e a questo punto il monaco maledice Sweeney condannandolo, dice: nudo sei venuto al mondo, nudo vagherai, lo trasforma in un uccello che appunto vagherà per l'Irlanda anche con una capatina in Inghilterra, finendo poi, diciamo, è un po' la legge, no, dente per, no, occhio per occhio, hai cercato di perpetrare violenza con una lancia e morirai trafitto da una lancia. E più o meno, insomma, la morte è così, non è proprio una lancia,
è uno spuntone, una trappola, però ecco, sei stato violento e di morte violenta morirai. E poi c'è questo passo bellissimo alla fine dove appunto la comunità che accoglie Sweeney gli dà l'estremunzione, c'è il viatico e lui viene sepolto, gli viene data la sepoltura che un re, una persona come lui meritava. Ovviamente il tema della metamorfosi, il tema della violenza tra culture, diciamo così, diverse, Seamus lo ha vissuto sulla sua pelle, proprio in quegli anni gli scontri tra la comunità cattolica e quella protestante in Irlanda del Nord avevano raggiunto, diciamo, l'apice della barbarità, e anche questa era una delle ragioni per lasciare l'Irlanda del Nord, era per sottrarsi alle pressioni di dover scrivere per una causa o per l'altra e quindi per rimanere indipendente. Quindi questo cocktail umano, culturale, religioso spinge Seamus a tradurre questa storia. Tra l'altro lui aveva diverse idee, voleva farne una riduzione anche per bambini, aveva pensato di farne poi un testo per la radio, insomma aveva metterlo in musica, aveva tanti amici musicisti, infatti poi credo un paio di anni fa una delle prime persone con cui aveva parlato di questa traduzione ha fatto proprio quello, cioè ha messo in musica la storia di Swim. Alla traduzione lavora di fatto una decina d'anni, inizia nel 72-73, poi esce, come hai detto tu, esce nell'83. Questo ti dice qualcosa, no? Questo durare, i toscani dicono durare fatica, no? Questo durare fatica in questo testo, di abbracciarlo, ricordandosi anche di questo, quello che noi oggi chiameremmo un senza tetto oppure un barbone. Io ascoltavo Iannacci quando traducevo i passi di Sweeney, l'era un barbone, perché lo immaginavo così moderno questo Sweeney, e infatti Seamus ricordava un vicino di casa che aveva proprio queste sembianze di un senza tetto, di un abbandonato, di un derelitto, e non sappiamo veramente mai chi c'è dietro una persona senza tetto o dietro una persona che a noi sembra insignificante o trasandata. Ecco, dietro a Sweeney c'era un re che perde tutto per questo atto di violenza. Nonostante la moglie era molto saggia, cerchi di fermarlo, al punto tale che si aggrappa al suo mantello, poi lo spillino d'argento si rompe, lui esce nudo, proprio un uragano di violenza, e proprio per questo, no, Ronan, il religioso, se lo vede arrivare nudo, dice, ti condanno alla nudità e al vagabondare. E ci sono anche passi divertenti, perché quando cerca di atterrare questo uomo uccello, no, le spine o i rami degli alberi lo pungono, non ha proprio quiete. Anzi, ti dirò un'altra cosa, far compagnia a Sweeney, c'è un altro grande esule in questi anni, il nostro Dante Alighieri, di cui celebreremo l'anno prossimo 700 anni della morte. Ecco, Dante è un altro grande esule, tant'è vero che c'è una scena, sono un paio di scene, un paio di passi in Sweeney che ricordano le lupe, i cani, ricordano la storia di Ugolino, questo appunto aggredire, questo rincorrere, no? Questo perseguitare, questo punire, e infatti il buon Sweeney si ciba di crescioni, sta quasi per morire di fame, alla fine se non gli mette il latte la moglie del porcaro non riesce ad alimentarsi, e lì addirittura Sweeney dice, no, sono grato, ma io che mangiavo questi banchetti luculiani, carne, no? Te li puoi immaginare questi banchetti, no, antichi, che ora mangia poche foglie di crescione. Addirittura parlavo con un collega e lo accenno allora, mentre traducevo, e lo accenno nel mio saggio, addirittura c'è il vegetarianesimo come risposta alla violenza sull'animale per nutrirsi. Quindi questo testo, apparentemente lontanissimo, fuori dal mondo, dal tempo, dallo spazio, una storia che poi è piuttosto semplice, innestata, come hai giustamente ricordato tu, nella lingua fresca di Seamus, che migliora l'originale, questo misto di passi in prose diversi, lo rende un testo di una attualità folgorante, un invito alla non violenza, un invito al dialogo, all'accettare la diversità, al coesistere. Quindi puoi immaginare che quando
questo terrorista, giovane terrorista, orgoglioso dell'essere di pelle bianca, entrò nella moschea a Christchurch, aprendo il fuoco su questi fratelli e sorelle musulmani che si erano aggregati in preghiera. Io stavo proprio finendo di rivedere la traduzione di Fini del Saggio, ho capito ancora di più la potenza, l'attualità e il dono che Seamus ci ha fatto nel consegnarci questa storia nel suo meraviglioso inglese. E basta prendere in mano il libro e compiere questo atto rivoluzionario, abbassare gli occhi e cominciare a leggere la storia di Sweeney Smarrito. E in questa lettura io mi sono chiesto più volte quanto, forse una domanda banale, Marco Sonzogni, quanto Seamus Heaney, attraverso il suo essere scriba, nel fare, nel riproporre questa storia al nostro sguardo, quanto lui ha raccontato di Sweeney per raccontare se stesso. Che non è un concetto di vanità, tutt'altro. No, tutt'altro, tantissimo, tant'è vero che tra le prime recensioni ne uscì una che appunto già dal titolo portava vicino Sweeney a Heaney, proprio anche graficamente, quasi acusticamente la stessa cosa. E Seamus ovviamente, come spesso fa, non usa la traduzione perché non vuole parlare direttamente delle cose, ma per la ragione opposta, perché vuole essere completamente libero, trasparente e allo stesso tempo umile per parlare o di sé o della situazione attuale attraverso un esempio che viene dal passato. Questo lo fa con Virgilio, questo lo fa con Ovidio, questo lo fa con Orazio, questo lo fa con Sofocle, più di tutti. Sofocle diventa il suo grillo parlante quasi, soprattutto ecco, dopo l'attacco alle Torri Gemelle di New York. E qui è la stessa cosa, le esperienze personali che ha già accumulato, dolorose, pesanti, per quanto sta succedendo in Irlanda del Nord, che lo portano a lasciare, appunto, ad imporsi questo esilio a sud, a cambiare vita, allo stesso tempo a ricevere critica, ovviamente, perché tutti erano pronti a puntare il dito in quegli anni, e lo fa con la forza di chi crede ciecamente nella poesia. Ecco, prima abbiamo parlato del discorso Nobel, no? Cosa dice lì? Dice, si è dato credito alla poesia. Quindi, ecco, anche questa rilettura di Sweeney, questa attualizzazione di Sweeney, è un altro atto d'amore verso la scrittura, un altro credito alla poesia. E noi diamo credito alla poesia ascoltando Marco Sonzogno direttamente da questo libro, Sweeney Smarrito. Che cosa possiamo ascoltare? Guarda, anche per lasciare al lettore la curiosità di leggere la storia, io volevo leggere un paio di passi, uno all'inizio e uno alla fine. Allora, il passo che sto per leggere è successo già il patatrac, Sweeney ha sentito questo suono di campana, gli è stato riferito che c'è un religioso che sta per costruire una chiesa, parte, lo attacca, cerca di farlo fuori, poi non ci riesce, prende il suo salterio e glielo scaraventa in acqua. E qui siamo al momento, diciamo, quasi clou, in cui appunto il chierico Ronan rimane sorpreso dal miracolo che la lontra recupera il saperio e allo stesso tempo maledice, inizia a maledire Sweeney, maledizione che poi si compie con la trasformazione, con la metamorfosi, una traduzione anche quella dunque in uccello. A day and a night passed and then an otter rose out of the lake with the salter and brought it to Ronan completely unharmed. Ronan gave thanks to God for that miracle and cursed Sweeney, saying, Sweeney has trespassed upon me, abused me sacrilegiously, and laid violent hands upon me to drag me with him from Killiney. When Sweeney heard my bell ringing,
he came all of a sudden, hurtling, raving and raging wild against me to drive me off and banish me. Insult like that, being thrown off the ground I'd marked and chosen, was too outrageous to endure. So God inclined unto my prayer. E adesso nella versione italiana ascoltiamo ciò che Marco Sansogni ci ha fatto ascoltare nella lingua originale. Erano trascorsi un giorno e una notte quando una lontra emerse dal lago col salterio e lo portò a Ronan completamente intatto. Ronan rese grazie a Dio per quel miracolo e maledisse il re con queste parole: Sweeney mi ha recato oltraggio e compiuto ha un sacrilegio, e su di me le mani ha alzato, e via da Kilbiney con sé mi ha trascinato. Suonare la campana mi ha sentito, e contro di me si è subito scagliato come un pazzo furioso e iracondo per cacciarmi e mettermi al bando. Un simile insulto, esser cacciato dalla terra che avevo scelto e segnato, fu offesa assai dura da sopportare. Ma la mia prece, Dio, volle ascoltare. Quindi qui, poi, da qui in avanti, c'è tutto, continua la maledizione che appunto culminerà con la metamorfosi in uccello e l'inizio del vagabondare sofferto di De Sweeney. E questo personaggio che maledice è un personaggio dai risvolti anche biblici, no? un po' persino Giobbe, no? Un santo che maledice ci esprime molto, no, del concetto che Semosini ha nei confronti della morale cristiana rispettivamente alle altre tradizioni. Anche questo detto con molto molto rispetto. E adesso invece l'altra parte, quella che a cui accennava Marco Sansogno a chiusura di questa storia, Sweeney smarrito. Finisco con appunto la morte e la sepoltura di Sweeney. A questo punto diciamo è ritornato nella grazia di Dio, è stato assolto, ha confessato i suoi peccati, riceve appunto l'estrema unzione, il viatico, e dal vescovo Molling, e poi appunto muore. E mi aveva molto commosso questa scena, ovviamente, quando finivo di tradurre, prima di leggertela in inglese e subito dopo in italiano. C'è questa grande appunto intercessione, quindi mediazione. Semus credeva molto nella mediazione, nel dialogo, quindi il vescovo qui si pone lui a intercedere per questo Sweeney smarrito e ora, se vuoi, ritrovato. Tu prima hai detto una cosa molto bella sulla maledizione, no? Su questa maledizione che il religioso scaglia verso il re. Quando stavo tutta una serie di coincidenze, quando traducevo questo passo, era proprio vicino, tra l'altro, al centenario di nascita di Primo Levi. Io ho tradotto una scelta di poesie in inglese e ricordiamo bene, appunto, in Se questo nuomo, la maledizione che Levi solleva. E quando appunto presentai il libro di Primo Levi in Australia, circondato all'Istituto di Cultura, parlando appunto di questa maledizione millenaria che ritorna e che lui sembra appunto invocare, ricordai appunto lo stesso passo, un passo simile, una stessa maledizione, quella di Sweeney. Ma eccoci qui con il vescovo che chiede l'intercessione per l'anima di Sweeney.
I ask a blessing by Sweeney's grave. His memory rises in my breast. His soul roosts in the tree of love. His body sinks in its clay nest. After that, Sweeney rose out of his swoon. Molling took him by the hand, and both went towards the door of the church. When they reached the door, Sweeney leaned his shoulders against the jamb and breathed a loud sigh. His spirit fled to heaven, and his body was given an honorable burial by Molling. Chiedo una benedizione sulla tomba di Sweeney. La sua memoria palpita nel mio cuore. La sua anima si posa sull'albero dell'amore. Il suo corpo sprofonda nel suo nido d'argilla. Dopo queste parole, Sweeney riprese i sensi. Molling lo prese per mano e insieme si diressero verso la porta della chiesa. Raggiuntala, Sweeney appoggiò le spalle allo stipite ed emise un profondo sospiro. La sua anima fuggì in cielo e al suo corpo Molling diede onorevole sepoltura. Sweeney smarrito, pubblicato da Archinto, libro di Seamus Heaney, curato e tradotto da Marco Sonzogni. Ricordo che Marco Sonzogni ha curato e tradotto anche i Meridiani di Seamus Heaney. E prima di salutarci, Marco Sonzogni, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Guarda, in questi giorni mi fa compagnia sempre Seamus, cioè una raccolta del 1979, quindi proprio contemporanea a Sweeney, che si intitola Fieldwork, lavoro sul campo, e sto traducendo questo libro insieme all'amico scrittore Leonardo Guzzo, e Covid permettendo, il volume uscirà a settembre, intorno alla giornata mondiale della traduzione, e questa è l'ultima raccolta di poesie di Seamus, ha diciamo un primato mondiale, perché l'Italia sarà l'unica lingua in cui tutte e 12 le raccolte di poesie di Seamus sono state tradotte integralmente. Quindi a questo punto non mi resta che affidarmi alle preghiere di Ronan e del vescovo Molling e all'intercessione di Sweeney, che infatti appare in una delle poesie anche di Fieldwork, sarà travestita da un altro personaggio, sperando che insomma vada tutto bene. Marco Sonzogni, ancora una domanda. Qual è la poesia a cui sei più affezionato, diciamo, Seni? Oh, è una bellissima domanda questa. Guarda, ce ne sono diverse, ma voglio risponderti. È una che si intitola The Given Note, la nota ricevuta. E mi piace molto in inglese, e in italiano non l'ho tradotta io, quindi non posso neanche farmi autopubblicità. È una poesia bellissima perché c'è di nuovo una leggenda irlandese ed è un segno della sua umiltà. Anche la scrittura originale è un dono, è una nota ricevuta, e lui usa questa leggenda legata a un brano musicale, Portan Bu Ki, che è appunto il suono delle sirene, no? Racconta appunto di questi irlandesi che sono in barca, stanno tornando a casa, e dal mare giunge questo canto meraviglioso, e uno di questi in barca prende the fiddle, il violino, e si mette a suonare, e quindi e la poesia finisce dicendo appunto di questa melodia che non si sa da dove arriva, ma appunto è un dono ricevuto, è una nota, the given note, e finisce dicendo che si rephrases itself into the air, dall'aria arrivata, dagli elementi arrivati agli elementi torna. E questa è la poesia che infatti è stata letta al suo funerale.
tutto torna. Quindi credo, anche, credo sia giusto scegliere questa. Anche tutto torna, anche nelle parole di Scemosene attraverso le sue poesie. Mi permetto, compio quest'atto di vanità a chiusura di questa conversazione, mi permetto di ricordare i nostri ascoltatori molto sommessamente, perché io sono semplicemente un lettore anche molto distratto, per incontrare l'umanità di Scemosene c'è una poesia che è straordinaria, quando lui dice: tra il mio pollice e l'indice sta la comoda penna, salda come una rivoltella, mentre ricorda suo padre che scava, sentiamo quasi il suono della vanga che scava nel terreno, e poi va ancora indietro nel tempo e racconta del nonno che estraeva più torba lui in un giorno di qualsiasi altro uomo. Ecco, una poesia semplicemente commovente e straordinaria. Sì, assolutamente. È una, quella che tu hai descritto così bene, è proprio una partecipazione sensoriale, no? Ti coinvolge, prende tutto e poi ecco porta vicini questi, la penna, la vanga, nello scavo. Insomma, siamo tutti un po' anche in questi momenti di grande crisi e difficoltà, no? Forse è una cosa che il virus ci ha regalato e che ci ha costretto a scavare un po' dentro di noi, no? Fare un po' il punto su chi siamo, su cosa stiamo combinando. E anche il nostro impegno, perché questa penna che lui ci fa vedere, no? Lui chiude questa poesia, se ricordo bene, dicevo che con questa penna scaverò anche con quella, cioè è un impegno che lui prende ed è un impegno, una testimonianza che passa a noi, perché nessuno si deve sentire escluso da quell'invito che c'è della penna che lui mette tra l'indice e il pollice, perché non è un gesto di tranquillità, ma è un gesto di sacrificio e di impegno. Scaverò anche con quella, e anche noi dobbiamo scavare. Chi con la penna, chi con altri, ognuno con il suo materiale. Assolutamente, è un invito a prendersi le proprie responsabilità e a portarne anche le conseguenze. Insomma, uno deve avere anche il coraggio delle proprie azioni, farsi carico delle proprie responsabilità e provarci. E nel caso di Scemus, guarda, il primo confronto era in casa, perché il padre non considerava sicuramente la scrittura un lavoro, infatti Scemus lo ha detto tante volte, no? Per il padre qualsiasi cosa che non facesse sudare, che non portasse sudore alla fronte e al corpo, non era un lavoro. Eppure, forse anche per rispondergli, Scemus ha dimostrato che addirittura scrivendo, appunto, che la parola ha questa forza, che può cambiare, che può educare, che può edificare, che può migliorare. E siccome viviamo in una società fin troppo verbosa, fin troppo appunto autoreferenziale, con i social media, egocentrica, ecco, forse Scemus è un altro, ci dà col suo lavoro, il suo esempio di uomo, di scrittore, un modello per fare del bene e per farlo con consapevolezza, con coraggio e con coscienza. E stargli vicino adesso solamente con le parole mi fa ogni giorno ricordare quanto fortunato io sia stato ad averlo frequentato, senza averne il merito, perché sai, sono quelle cose che succedono. Io l'ho raccontato ad altre volte, ero ad una sua lettura di poesie, sono andato in bagno, ad un certo punto della serata sono andato in bagno prima di uscire, di tornare a casa, e nell'entrare in bagno l'ho quasi abbattuto, ho aperto la porta in questo centro dove leggeva, e l'ho quasi abbattuto, e ci siamo conosciuti così, era l'agosto del 95, quindi pochissimi mesi prima del Nobel. E la cosa che mi colpì, poi ti lascio, fu che appunto in quel festival di letteratura, quella sera leggeva la moglie, che aveva appena pubblicato un libro di Nine Waves, cicli di leggende celtiche, e ci siamo trovati tutti e due, dopo l'incidente del bagno, in ultima fila, dopo, prima, adesso non ricordo, e io rimasi completamente ammutolito nel guardare questo uomo in una sala di fatto mezza piena, ma avrebbe letto anche lui poi, quindi
tante di quelle persone erano lì per lui. La dedizione, l'amore, il sostegno con cui guardava la moglie Mari che leggeva. Ecco, questo fotografò la sua umanità e la sua generosità. E ora sento, se vuoi, il dovere, che è ovviamente anche un grandissimo piacere, un grandissimo onore, ma è anche un dovere, è una responsabilità di continuare, ecco, continuare l'insegnamento che lui ha lasciato, e lo posso fare con i miei pochi mezzi, traducendo le sue parole. E noi ringraziamo davvero per aver ascoltato e condiviso le parole di Marco Sonzogni, che ci ha raccontato Scemo Senei e anche il libro pubblicato da Archinto, Sueni smarrito. Grazie davvero Marco Sonzogni. Grazie a te, ai tuoi ascoltatori, al tuo programma, per la pazienza, per la generosità vostra nell'ospitarmi e per l'attenzione che avete voluto concedere a questo libro. Vi sono profondamente grato. Ci diamo appuntamento a questo punto alla prossima uscita dedicata sempre a Scemo Senei. Con grande piacere, Livio. Alla prossima.